Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio. In questo nostro incontro parliamo di due eventi importanti. Uno che arriva, uno che è passato, ma meritano veramente la vostra attenzione. Ecco i titoli. Parliamo della Festa della Toscana, la libertà di espressione, il tema dell'edizione di quest'anno del 30 di novembre tra il Teatro della Compagnia e quello di Cascina. E poi la nona edizione del concorso che spinge i giovani a lanciare un messaggio di sensibilizzazione contro l'odio è Toscana in Spot, organizzato dal Corecom regionale. La libertà di espressione, sancita dall'articolo 21 della nostra Costituzione, è il tema della Festa della Toscana 2022, istituita per celebrare l'abolizione della pena di morte per la prima volta nel mondo da parte del Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, il 30 novembre del 1789. Il programma si aprirà mercoledì 30 novembre alle 11 con la seduta solenne del Consiglio regionale al cinema La Compagnia e terminerà con lo spettacolo serale Voci di Libertà al Teatro di Cascina, ma anche di questo e soprattutto del ricco cartellone di eventi del 30 novembre ce ne parla il Presidente del Consiglio regionale. Cerchiamo ogni anno di innovarla partendo da un dato. Nel 1786 la Toscana è stata la prima regione al mondo ad abolire la pena di morte, una pena di morte che purtroppo ancora oggi metà degli stati al mondo applicano. E la Toscana è sempre stata e sempre sarà terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Ecco perché ogni anno abbiamo deciso, dal momento in cui sono diventato Presidente del Consiglio regionale, di legarla a un fatto di attualità. Insieme all'Ufficio di Presidenza quest'anno abbiamo deciso di porre l'attenzione sul tema della libertà di espressione. In un tempo in cui sempre meno c'è possibilità di esprimermi, seppur la rete permette di avere spazi ampi, in un momento in cui ci sono questioni che toccano le vite di ciascuno di noi, noi sul tema della libertà di espressione vogliamo fare un focus parlando soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. Inizieremo alle 11 con un consiglio solenne a cui parteciperà la giornalista di Repubblica Angeli e la presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la professoressa Maria Chiara Carrozza. A loro il compito di segnarci, di indicarci quella che può essere la strada su queste questioni. Poi ci confronteremo insieme ai sindaci, saranno tanti, verranno da tutta la Toscana. Insieme ai gonfaloni arriveremo nella Piazza della Signoria e lì ci sarà un momento aperto a tutta la cittadinanza. E poi nel pomeriggio andremo a Cascina. A Cascina ci sarà un evento serale. Perché Cascina proprio? Cascina è un luogo simbolo, il luogo in cui è sepolto Gregory Summers. Gregory Summers è stato ucciso con la pena di morte e a lui abbiamo sostanzialmente dedicato spesso la nostra festa. Lui ha chiesto di venire ed essere sepolto proprio in Toscana. Aveva avuto uno scambio di lettere con i ragazzi della scuola di Cascina e con loro ha chiesto poi alla fine come ultimo atto di poter essere sepolto proprio in Toscana. Sarà un evento molto bello, aperto soprattutto ai ragazzi e ragazzi più giovani, alla presenza di Gaia Nanni, di tanti altri ospiti, penso Truppi, penso Vasco Brondi, sarà un momento in cui coinvolgere le ragazze e ragazzi più giovani. E nel mentre ci sarà un momento in cui illumineremo principali monumenti delle nostre città. Perché la luce? Io penso che serva illuminare, serva che ci sia più luce in uno dei momenti più bui del nostro tempo, e quella luce è la luce della libertà, la luce dei diritti, la luce dell'umanità. Insomma, un programma intenso che continuerà anche nelle settimane successive con altre iniziative che stiamo mettendo in campo. Ringrazio tutto l'Ufficio di Presidenza per aver coordinato questo programma molto denso e a tutti i sindaci alla fine daremo anche una spillina come segno di riconoscimento, il simbolo della nostra regione, perché la festa non deve essere solo la festa delle istituzioni, ma deve essere la festa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. È un appuntamento importante, la nostra festa è la festa dei toscani, di una terra che fonda la propria natura, la propria storia
le proprie radici sulla tolleranza, sui diritti, sulla possibilità di concedere agli altri le espressioni massime della libertà. E questo è un momento, a mio avviso, anche a livello internazionale molto importante. Il mio pensiero va alle donne in Iran e a tante persone, tanti giovani che vedo in queste ore manifestare per la propria libertà, per i propri diritti, e pensare che in questo momento a livello internazionale non si sta muovendo granché, credo che passi, sia importante che dalla Toscana parta un messaggio straordinario di vicinanza alle donne dell'Iran, a tutti i ragazzi che provano al loro interno a fare una rivoluzione culturale. La nostra è una terra di diritti, di solidarietà, che dal 1786 ovviamente ha prodotto un elemento di grandissima innovazione, e per questo noi dobbiamo innovare nei diritti ed essere aperti al mondo, essere una terra che è in grado di cambiare le dinamiche dei processi di tolleranza, di libertà. E credo che la Toscana, quando ricorda se stessa e la propria storia, dà un segnale al mondo. Il segnale che io voglio dare in questo momento è di vicinanza alla lotta di libertà che c'è in questo momento in Iran. Sicuramente uno degli eventi più importanti, celebriamo la nostra Toscana e lo facciamo ricordando una grande vittoria, quella che è l'abolizione della pena di morte nel 1786, il 30 di novembre. Dobbiamo essere orgogliosi di essere toscani, proprio perché siamo all'avanguardia sul piano dei diritti, lo siamo sempre stati. Ecco perché è veramente attuale ricordare questo e dare concretezza citando l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di espressione del pensiero. In un momento in cui ci sono purtroppo ancora ingiustizie, soprusi, violenze, dobbiamo affermare con forza la libertà di esprimere il nostro pensiero. Lasciatemi dire che sono contento di aver dato il mio contributo ancora una volta per quanto riguarda l'identità della Toscana, perché quel gesto della spilla, del Pegaso, ecco, è un gesto che dà forza alla nostra identità, che ci lega. Questo è veramente importante per ricordare tutti insieme la nostra Toscana, così come per illuminare le facciate dei palazzi, dare luce in un momento in cui purtroppo c'è qualche ombra di troppo. Dobbiamo affrontare con serenità e fiducia il futuro, e lo dobbiamo fare anche e soprattutto perché siamo toscani. La libertà d'espressione è un tema controverso, perché sicuramente anche le nuove tecnologie, le piattaforme social, da un certo punto di vista ampliano questa opportunità e questa possibilità, permettendo a tutti di poter esprimerla. Da un altro punto di vista potrebbero contrarla in maniera significativa e anche preoccupante. Il fatto che la Regione Toscana, che è il Consiglio regionale della Toscana, si interroghi e dedichi la propria festa a questo tema è, secondo me, una bellissima notizia, è una bellissima cosa che deve spronarci ad affrontare la libertà di espressione rispetto ai tempi moderni a tutto tondo, rispetto al contesto nazionale, rispetto al contesto internazionale, e farsi il Consiglio regionale come portavoce di questa istanza. Sono tante le istanze, le attività sulle quali il Consiglio regionale si muove, sicuramente questo deve essere uno di quelli, da un punto di vista anche di arrivare in maniera più profonda possibile in tutti i territori. Anche da un punto di vista di libertà di espressione non ci possono essere differenze a seconda del territorio a cui ci si riferisce. Nelle aree montane, nelle aree interne, nelle aree rurali, nelle campagne ci deve essere la stessa possibilità che c'è in centro a Firenze, a Pisa, a Livorno o a Prato, e anche su questo la differente infrastruttura digitale e tecnologica deve essere messa al centro di questo dibattito, perché evidentemente se c'è una capacità differente tra le aree della Toscana di poter entrare nella sfera tecnologica e digitale, quella libertà di espressione in un certo senso può essere messa a rischio. Essere nata in Toscana rientra nella grandissima lotteria delle nascite, quindi non c'è merito. L'unico pungolo è cercare di esserne degna, e allora abbiamo risposto subito, me come tanti altri artisti, alla chiamata della Festa della Toscana. Il 30 novembre succede qualcosa di meraviglioso. Abbiamo costruito un percorso di parole, di libertà, che staranno su quel palco insieme. La Toscana per prima ad abolire la pena di morte, per prima a passarci il concetto che l'accoglienza può davvero essere un'arma potente. Allora, nel
mio blocco, nella parte insomma, che ci compete sul palco, sarò con Ginevra Di Marco, Andreino Salvadori, Francesco Magnelli, e ci sarà proprio un percorso di musica che si fa parola attraverso l'Iran, il Sud America e la Toscana. E uno dice, come si fa a stare all'interno di questa, a mettere così tante cose insieme? Beh, si fa perché quando si parla di libertà, allora le frontiere diventano un po' più accoglienti. Tutti i testi per la serata del 30, e questo ci tengo a ribadirlo, sono inediti, cioè sono stati scritti apposta per questo grande giorno da passare tutti insieme da Manuela Critelli. La direzione artistica, che invece tiene anime come Giovanni Truppi, Vasco Brondi, anche loro presenti nella Festa della Toscana, è stata Francesco Carlucci, il direttore artistico che ci ha messo con tanto entusiasmo e pazientemente sul palco insieme. Io probabilmente sarò la più emozionata di tutti. È stata dedicata al contrasto al linguaggio violento la nona edizione del bando del Comitato Regionale per le Comunicazioni, il Corecom, Toscana in Spot. Specifica finalità del bando è consentire in particolare alle nuove generazioni di esprimersi attraverso un linguaggio audiovisivo con messaggi di sensibilizzazione e consapevolezza. Vediamo insieme quali sono state le finalità proprio di questo concorso. È una giornata bella, importante, in tanti hanno partecipato, permettetemi di ringraziare Enzo Brogi, il presidente del Corecom, per l'importante lavoro e per l'impulso che ha dato a iniziative come questa. Noi abbiamo voluto dedicare la scorsa festa della Toscana, che è la festa dei diritti, proprio a questa battaglia, una battaglia culturale contro il linguaggio d'odio che spesso troviamo in rete. È bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte perché quello che accada, accada sempre meno. E ragazzi, voglio mandare un messaggio: non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo. E come il video che si aggiudica il primo premio termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio, credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione. E allora compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte, e di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio. Cerchiamo con questa occasione di coinvolgere i tanti giovani che lavorano nel settore della comunicazione attraverso gli spot, attraverso piccoli film, e cerchiamo di lanciare dei messaggi che sono legati alle tematiche che insistono sulle condizioni delle nostre quotidianità. Quest'anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d'odio perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione spesso grandi opportunità da una parte ma anche molte insidie. E allora i giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli, è stato difficilissimo selezionare i migliori, lo abbiamo fatto con fatica facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della Regione Toscana, del Consiglio regionale e naturalmente del Corecom della Toscana. E adesso, dopo aver ascoltato anche il presidente del Corecom, vediamo i tre migliori spot audiovisivi che si sono aggiudicati il montepremi di 10.000 euro, 5.000 euro allo spot vincitore, 3.000 euro al secondo classificato, 2.000 al terzo. E quindi vediamo dal primo al terzo posto gli spot dei ragazzi. Thank you.
fare un bel disegno servono bei colori. Troppo nero. Il nero non è nemmeno un colore, non dovrebbe stare con gli altri. I pastelli rotti non li sopporto proprio, non servono. Questo è grasso. Il colore lilla fatto con il rosa e il blu non è né per i maschi né per le femmine. Bleh! Hai già finito? Questo pastello è rotto, ma colora lo stesso. Non mi ricordo quando ho cominciato, ma è stata dura smettere. Non sono un cyberbullo, non offendo, motivo gli altri, li aiuto a migliorare. Perfetta, sei una bella balena. Balena non è un'offesa, è una definizione secondo il dizionario, molto più dolce di grassa. Gay, gente di colore, i poveracci, sì, si può dire poveracci. Io non critico loro, critico i belli, bravi, un commento per migliorarsi. Il primo mouse. Quanti commenti! Io sono molto socievole su Facebook, su Instagram, su YouTube, su... Adesso è cambiato tutto, da quando ho ricevuto il primo like! Mi presento, la mia ragazza. Il primo like è la balena. Non sono un portatore di odio su internet, non sono un hater, o meglio, non lo sono più. Sei un... Da adesso solo commenti positivi! Ma chi te? E con Toscana in Spot si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Per tutte le informazioni vi ricordo il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Al prossimo appuntamento Dentro il Consiglio.